Ieri mattina e quindi ovviamente si scusa e non può essere qui. Ci ha mandato alcune slide che vediamo un momento insieme introducendo questa sessione. Questa sessione ha come tema l'accesso alle terapie e gli accordi TRIPS di cui abbiamo già in parte parlato e avremo come relatori Gianni Tognoni, medico dell'Istituto Mario Negri di Milano e uno delle persone che ha contribuito nella stesura della prima lista addirittura di farmaci essenziali per l'OMS. Quindi abbiamo qua la testimonianza vivente anche di che cosa avviene all'interno dell'OMS quando si fa queste discussioni, qual è il ruolo dei farmaci essenziali. E poi abbiamo come seconda relatrice Saroini Nadimpalli, direttrice esecutiva del gruppo SAMA, gruppo di ricerca per donne e salute, e che è anche membro del coordinamento mondiale del PHM, che è People Health Movement, cioè il movimento per la salute delle persone, che è un'associazione, chiamiamo l'associazione Ombrello, che raccoglie tutte le realtà impegnate, tutte le principali realtà impegnate a livello del pianeta per la tutela della salute e che poi il PHM è interlocutore diretto dell'OMS. Ieri abbiamo avuto queste notizie, io le riporto così, Saroni ha contratto una malattia, non c'è nulla di segreto possiamo dirlo, la dengue, e quindi non ha potuto viaggiare. Aveva però già preparato tutta la relazione e quindi tentiamo di fare il collegamento Skype. Siccome lei è già pronta ti chiedo solo che facciamo prima il collegamento Skype con lei, se no comunque siamo in grado di leggere la sua relazione e farvi vedere le diapositive, ma se riusciamo a fare il collegamento Skype preferiamo. E Pratibha Sivasubramanian, che è un avvocato impegnato per la difesa dei diritti umani e il diritto alle cure mediche, ha avuto l'altro ieri un gravissimo lutto familiare, morto il papà, era già qua in Europa e tornato indietro. Mi rendo conto che messe così... Il 7 porta sfiga. Però sono le uniche assenze di tutta la giornata